Altro caso di presunto doping, ma in questo caso stiamo parlando di un atleta eccezionale, Mokatir, spagnolo, che è arrivato terzo a Eugene sui 1500, secondo a Budapest sui 5000, a 14 centesimi da Ingebrigtsen. La storia è abbastanza controversa perché per 3 volte su 12 mesi l'atleta spagnolo ha fallito i whereabouts, ossia non era presente per 3 volte consecutive nell'ora e nel posto designato dalla federazione internazionale. Dal mio punto di vista, ma chi sono io per giudicare, non mi esprimo in merito sulla valutazione dell'atleta stesso, di sicuro però non sarà valenza per raggiungere l'obiettivo del record indoor sui 5000. Speriamo che partecipi alle Olimpiadi, anche se forse c'è una probabilità non nulla che non lo faccia. Voi nel frattempo stay strong, keep running e sicuramente non dopatevi di prosecco.